Bene, allora torniamo un po' con Maria Grazia Silvestri a entrare nel merito di questo documentario, perché è vero che documenta un po' il tema della condizione femminile in un altro paese che non è il nostro, in Egitto, ma insomma le donne che vengono da quei paesi dell'Islam a costruirsi una vita, magari con i propri compagni, con i propri mariti, qui in Toscana, come dire, hanno sempre l'influsso della propria tradizione, del proprio credo religioso, e qui Maria Grazia Silvestri si intersecano anche alcune problematiche, cioè i livelli di emancipazione femminile, soprattutto sul fronte dei diritti nel nostro paese, nella nostra realtà, sono evidenti, anche se, come dire, non ancora compiuti del tutto. Però In corso sono di in corso di... perfezione. Esatto, In corso di è perfezione. così. Però indubbiamente in alcuni paesi dell'Islam siamo davvero molto indietro sul fronte della condizione femminile. Ecco, le donne che vivono da noi, che condizione vivono? Comprendono che l'emancipazione è un diritto, che si deve andare avanti su questo corso di perfezione, diciamo, dell'emancipazione, oppure sono legate alle proprie tradizioni? Io ho cercato di evitare di fare confronti tra noi e loro. Ho invece cercato di immergermi nella loro situazione, facendo parlare le donne Giusto, giusto. in primo piano. Conseguentemente abbiamo posizioni opposte. Botan Kamel, giornalista emancipata che viaggia il mondo, ha una visione di donna lavoratrice, donna che deve avere una famiglia, ma donna che deve essere anche in carriera, donna indipendente economicamente. Nel documentario, infatti, come adesso vedremo, lei lo dice chiaro e tondo: essere madre? Ok. Avere una famiglia? Ok. Ma devi avere la tua carriera. Dall'altra parte abbiamo le ragazze che fanno karate, le ragazze sportive che invece dicono: sì, è vero, noi dobbiamo avere una famiglia perché dobbiamo anche avere nei momenti di difficoltà la spalla di un uomo su cui appoggiarci. Anche questo noi lo vedremo adesso nel documentario. Dopodiché abbiamo la parlamentare esponente dei Fratelli Musulmani, un po' più conservatrice, che salta a priori tutte le mie domande e invece dice: nella religione islamica la donna ha una posizione di prevalenza. Dopodiché abbiamo Galila, la più piccola delle ragazze che fa sport, che invece dice: no, innanzitutto voi avete le vostre informazioni non sono veritiere al 100%, perché la donna è previsto nell'Islam che faccia sport, viene incoraggiata, addirittura è lo stesso profeta Mohammed, Maometto quindi, Certo. no, perché io torno con le loro parole, auspicava che la donna facesse sport e che fosse presente nella situazione. Il discorso però è che se noi analizziamo il Corano alla lettera da Certo. persone profane, ci ritroviamo di fronte che l'uomo ha il diritto di sposare contestualmente fino a quattro mogli e ci ritroviamo in una società che ammette che Botan Kamel concorri per le presidenziali. È un paradosso, è una situazione insolita. E che dobbiamo guardare tutto sommato, credo, anche con rispetto, perché non ci possiamo permettere, no, di andare a disquisire, come dire, su culture che non conosciamo, tutto sommato, e che continuano a rimanere un po' distanti da noi, anche se lavori come questo di Maria Grazia Silvestri aiutano a comprendersi meglio. Vediamone quindi un altro estratto che annunciava appunto la nostra ospite. But now they want only to protect women and to direct her, saying you not only to cover the hair or the face, but also you must stay at home only. But those kind of ideas is similar to the concept who is against science, against democracy. The veil is not imposed on female competitors during play. But comes from within themselves and their faith. They normally wear the hijab in their homes. It's not an imposition, but a personal choice of faith. When competitors know they are traveling at state expense,
they enjoy themselves with care because they are in safe hands. At the same time, they are strong personalities that can take care of themselves and deal well with their teammates. That's very important. You have the Christianity, and we have the Islam and the Copts and everything. But at the end, the religion take a modification of the culture of the society. About laws, and also we have a thought about Islam, that Islam have double faces, and he can manage with different kind of point of view. For example, if you try to find in Quran something who talk about peace, you will find. And if you want to find something with war, you will find. Also, they use from Quran what who is with man. Yes. And they try always to give back for who is with women. Players or some people, they decide to wear scarf, and then at playing, competition, they pick it up, and after finishing the match or the competition, they again wear it. It's not something good. In my personality, I think that it's not good to wear it and pick it up. If you see that it's okay to wear it, so you have to wear it and doesn't pick it up again. If you see that you sometimes don't like to wear it, or you at match, at competing, you will pick it up, so you shouldn't wear it at all. This is, everyone have to have a decision. You decide what you see and see, you wear it or not. You are not to make me take off my veil. Yes, if I take off my veil, I know it is haram, and I will be punished for it. So let us play with our ijab. I indicate religious freedom. You know, when the hijab became very popular in Egypt, you know, the Egyptian woman must to be with the a good look. The Egyptian hair is wavy and not like the European, and it's cost. And someone said that it's more cheap to put a cover. At the end, I believe that when Egypt become open only to the Arab world and the Gulf countries, they become more conservative. Independency, not only to say what you want or to wear what you want, but at the first to have your financial independency, and that will come by work. To be a wife, okay. To be a mother, okay. But you must have your career, your job. Then if your husband want to marry or making some violent or something, or
you don't love him anymore, you can ask for divorce or left him, but always the independent woman can't take their decision because they haven't money. Some believe that the Muslim man lives in order to marry four wives. Islam did not only say this. Islam made men and women's lives to preserve them, and not to control them, but to have a family. Islam is the justice, and as stated in the Quran, will not do justice. Yes, the Prophet married more than his master, but there is no one like the Prophet. The man in women's lives is a source of protection. Yes, it's okay to play karate, but when exposed to the problem, you need to marry a man to put her head on his shoulder. To feel safe. But always the lovely cover. We say no because we respect you and we don't want to hurt you from others, but we don't need a protection. We can't protect ourselves.